Buongiorno a tutti cari amici telespettatori, riders e appassionati e ben ritornati con le consuete telecronache by racebooking.net. Siamo collegati dal circuito del Mugello dove si sta per svolgere l'ultimo round della Coppa Italia FMI. Qui con voi in cabina di commento, come sempre, Alberto Fontana, speaker ufficiale di racebooking.net, ed Edoardo Mazzuoli, il nostro caro commento tecnico, nonché pilota del CIF 600 Supersport. Ciao a tutti, benvenuti al Mugello. Come dicevo poco fa, stiamo per assistere alle gare della Michelin Power GP, l'unico trofeo in Coppa Italia quest'anno ad avere il nostro servizio in esclusiva. Telecronaca di gara con telecamera on board, highlights, super slow motion e tanto altro, ma lo vedrete tra pochissimi minuti. Un trofeo organizzato da MG Eventi e Moto X Racing che ha offerto tante formule innovative ai piloti, tra cui ad esempio la gomma incomodato d'uso. Edo, spiegaci in 30 secondi cos'è. Ma è comodissima, è un sistema che viene adottato anche al mondiale. Tu praticamente paghi un pacchetto gomme, ti vengono date queste gomme, tu le usi e poi le rendi. Non le devi portare a casa, non le devi vendere. È comodissimo e hai sempre la gomma nuova tutti i turni. E questo quindi permette di correre, di competere con gomma nuova tutti i turni, e sai benissimo anche te quanto sia importante. A parte per la prestazione, poi è fondamentale alla fine quando si fanno le gare, è necessario avere sempre la gomma nuova, perché gli assetti veri si creano sulla gomma nuova. Fare un assetto su una gomma usata non ha senso. Quindi un trofeo che punta anche a formare piloti che poi diventino i professionisti del domani. E soprattutto un trofeo che ad esempio la scorsa gara ha premiato anche i piloti partecipanti con dei biglietti per la MotoGP di Misano. Gara che si è già svolta, infatti i premi sono stati dati a fine luglio, e alcuni fortunati, uno per ogni categoria, uno per la 1000, uno per la 600, hanno vinto il biglietto per volare a Valencia weekend tutto incluso per vedere la finale del mondiale MotoGP. Stiamo per assistere alla gara della Michelin Power GP 600, questo trofeo monogomma Michelin che si corre appunto con gomme Michelin e cilindrata 600, in cui oggi Alessandro Dyna potrebbe portarsi a casa il titolo di campione della stagione 2016. Alessandro Dyna è stato all'inizio il pilota più forte, indubbiamente con un dominio assoluto incontrastato a Vallelunga, e anche al secondo round ha vinto finché non è arrivato Alex Sassaro. Dal momento in cui è arrivato Alex Sassaro, la vita per Dyna è stata molto dura, con la doppietta di Sassaro al terzo e quarto round e la caduta di Dyna a Misano. Quella caduta lì, in cui Dyna avrebbe potuto portarsi a casa la vittoria con una gara d'anticipo, l'ha visto arrancare e presentarsi all'ultima gara con una vittoria di campionato incerta. Diciamo che Dyna deve arrivare almeno sesto per poter vincere il titolo matematicamente, qualora Sassaro vincesse. Considerando il talento di Dyna e le potenzialità di questo pilota, dovrà semplicemente arrivare in fondo, anche visto i risultati comunque che... Anzi no, i risultati che ha avuto in qualifica non sono molto promettenti. Lo vedremo adesso analizzando la griglia di partenza con la pole position di Giorgianni, che mette subito la sua moto del team Moto X Racing davanti a tutti. L'unico a scendere sotto il muro dei due minuti, girando in 1.59 e 986 sul filo dei millesimi, con la sua Yamaha R6 numero 32, parte dalla prima casella di questo schieramento. Seconda posizione per un ritorno, Denis Dalpiaz, il vincitore del National Trophy, più precisamente nella stagione 2012 con la 600 Stock. Un pilota che poi è rimasto fermo 4 anni senza vedere le gare, è ritornato quest'anno a correre. All'inizio di campionato ha faticato un po' per ritrovare il feeling, ma adesso con quel 2.00 e 138 a due decimi dalla pole possiamo finalmente dire che Denis Dalpiaz è tornato. Terza posizione per Del Canuto, distaccato di solo un decimo da Denis Dalpiaz. I primi tre sono vicinissimi, tre piloti nello spazio di soli tre decimi. Quarta posizione per Marco Savegnago, pilota del team Carraro Engineering, che parte con la sua Honda CBR 600 RR numero 90 col tempo di 2.00 e 551. Pilota sfortunatissimo quest'anno, infatti alla scorsa gara non ha potuto correre in quanto è arrivata la pioggia nel corso della gara, non avevano i doppi cerchi. Perché non avevano i doppi cerchi? Voi direte, domanda. Non ce li hanno, non hanno sponsor. Direte team disorganizzato. Se li sono dimenticati a casa, no, glieli hanno rubati. Gli hanno aperto il furgone la sera prima della gara. Purtroppo la sfiga è sfiga, e soprattutto in una domenica in cui dici non piove e poi arriva la pioggia, dici vabbè, vado a Lourdes ad accendere un cero, probabilmente così è stato. Quinta posizione per Alex Sassaro, colui che potrebbe portarsi a casa il titolo qualora Dyna non facesse una buona gara. C'è da dire che Sassaro non è partito nel migliore dei modi dalle qualifiche, c'è anche da dire che Sassaro è arrivato il sabato mattina. Beh, comunque se guardi il livello della griglia è abbastanza alto, è notevole questa cosa, anche perché il 14esimo è comunque a 3 secondi e mezzo da quella che è una pole position, quindi 14 piloti in 3 secondi
non è male. Quindi... Assolutamente no, soprattutto considerando che i primi sei sono tutti in meno di un secondo. Ah, e questo vuol dire che potrebbe essere una lotta a sei per la vittoria. Mentre proprio il sesto, quindi l'ultimo di quelli che stanno in questo secondo di margine, è Simone Belfiore. Pilota la sua prima stagione di gare, un pilota che ha dimostrato una grandissima crescita, soprattutto considerando che è uno di quelli che ha fatto una pole position qua, in questa stagione, sul bagnasciuga. Che sai benissimo quanto sia difficile correre sul bagnasciuga. Interpretare la situazione più che altro. Esatto, perché non sai se è asciutto, non sai se è bagnato, non sai che quanto grip ha. No, più che altro poi ci sono magari nel percorso della pista ci sono punti più bagnati, meno bagnati, scivola di più, scivola di meno. Quindi non è una cosa che ti abitui a guidare in una certa maniera, perché ti cambia, può cambiare da curva a curva ed è difficilissimo. Poi esce il sole, si asciuga e nel giro dopo già hai condizioni di grip differenti. Settima posizione per Alessandro Daina, che parte non nel migliore dei modi. Deve almeno chiudere nei primi sei per vincere questo campionato. Parte settimo, è dura, sarà dura. Sarà dura, dovrà, anziché amministrare, dovrà lottare. Ed è ciò che forse meno sperava tra tutte le cose, tra tutti i pronostici. È peccato perché deve lottare nella situazione peggiore, perché in questa gara si è formato un gruppetto di 6-7 piloti. Il livello è più o meno tutto lì, e quindi non dici ho il passo per andare o comunque parto indietro, poi me la risolvo. E purtroppo qua adesso dovrà lottare veramente. A seguire nella griglia dopo Daina troviamo Giovanni Menduni, Salvatore, Airoldi, Peri e Stefano Pedrini in 12ª posizione. Il pilota che la scorsa gara aveva vinto battendo tutti sul bagnato con una gara sensazionale, adesso parte 12esimo col tempo di 2:02.445, un tempo che non gli dà il giusto merito, perché anche lui è arrivato il sabato, quindi non ha potuto testare il venerdì, non ha potuto girare, ha fatto solo due turni di qualifica, adesso si trova a fare una gara con solo 40 minuti di guida effettiva al Mugello alle spalle in un weekend di gara importante come la Coppa Italia. E non è male, anche perché è 12esimo, però comunque 2:04 da quella che è la pole position. Rimonterà sicuramente in gara, così come ci auguriamo che possa rimontare per farci vedere dei bei sorpassi Cesare Gori, che parte 13esimo con la sua Kawasaki 600 numero 117 moto viola della scuderia fiorentina col tempo di 2:03.591. Avevano tra l'altro nella tenda un malese che non parlava italiano e mi fanno: questo qui è un sospensionista ufficiale della Yamaha venuto dalla Malesia, e in realtà era solo uno che dormiva a casa sua facendo il bed and breakfast con, ah, t'hanno preso con Airbnb. Giro. Sì, ci ho creduto per tutto il weekend. Quando ho visto che gli spiegavano come mettere il cavalletto, allora mi è venuto qualche dubbio. 14esima posizione per Emiliano Felici, compagno di squadra del pilota che corre nella Michelin Power GP 1000. Stiamo parlando di John Proci. Emiliano Felici la scorsa gara ha avuto molta sfortuna, in quanto sul suo cammino si è trovata una moto per terra, quella di Alessandro Peri, tradito dal bagnato, e non ha potuto fare altro che centrarlo e concludere così la sua gara al secondo giro. Adesso parte 14esimo, ha la possibilità comunque su questo asciutto di fare molto bene e di fare una bella rimonta che ci regali grandi emozioni. Nel frattempo vediamo in ultima posizione Marco Lavatelli. Mentre stavamo finendo di guardare la griglia, la regia ci ha fatto vedere che purtroppo c'è stato il ritiro di Marco Savegnago per problemi tecnici. È stato proprio portato al di fuori della pista, è stato allontanato dalla griglia di partenza. Nel frattempo vediamo anche Simone Belfiore che si allontana dalla griglia di partenza. Non ci posso credere. Ancora prima che scatti il semaforo rosso, i due piloti del team Carraro Engineering si trovano costretti ad abbandonare la griglia. Non ci voleva un'ondata di sfortuna che continua ancora a questa gara dopo quella di Misano. Una sfiga disumana, ci sarà soltanto Stefano Pedrini che potrà portare in alto i colori del team Carraro Engineering quando la bandiera verde sventola a fondo gruppo per segnalare che si può dare il via alla penultima gara della giornata. Semaforo che si sta per accendere con i motori che rombano sulla griglia del circuito del Mugello. Si parte. È partito molto bene Denis Alpiaz, cercando di tenere stretto a sé Giorgiani, il quale comunque è partito ancora più forte e fugge davanti a lui. Dal Piaz inseguito da Sassaro, che prova a prendergli la seconda posizione. Si arriva adesso alla staccata della San Donato con Dal Piaz che prova l'attacco all'interno sulla traiettoria di Giorgiani, il quale comunque chiude molto bene. E due moto del team MotoX Racing subito nelle prime due posizioni potrebbero fare doppietta in questa gara della Michelin Power GP 600. Un Borkhammer sulla moto di Emiliano Felici, che segue da vicino la moto di Pedrini, che prova l'attacco su Menduni in un punto in cui passare forse un po' azzardato. Così Pedrini fa valere la sua esperienza, chiude il gas e aspetta qualche curva successiva. Sempre un board sulla moto di Felici, mentre qua davanti Giorgiani prova a fuggire, ma dietro di sé Dal Piaz non lo vuole lasciare scappare e tiene stretta la corda
alla seconda variante del Mugello per non perdere terreno sul leader della gara, che in questo momento è ancora Giorgiani. Un camera sulla moto di Cesare Gori, che segue da vicino la moto di Alessandro Peri, di fronte a lui che attualmente occupa l'undicesima posizione. Percorrenza dell'Arrabbiata 1, esce fortissimo dal piazza dall'Arrabbiata 1, si entra adesso all'Arrabbiata 2, bellissima inquadratura sul codino della moto del pilota bolzanese, che vuole a tutti i costi portarsi a casa una vittoria. L'attacco alla scarperia, questo è un punto che miete vittime, perché traino in inganno, l'anteriore lì ti sembra che tenga, no, e lì, lì banking c'è, perché la pista poi gira in giù e tu invece devi curvare. È veramente difficile, soprattutto quando devi provare dei sorpassi lì. L'anteriore è molto rischioso da effettuare il sorpasso. Percorrenza del correntaio che mette adesso in questa variante velocissima, le abbiamo detti, una curva da pelo in cui preghi che la moto stia in piedi, perché se cadi lì la moto la raccogli col cucchiaino, sempre se sei in grado di rialzarsi. Si entra adesso alla bucine, è entrato molto forte dal piazza, riesce a tenere quanto basta per andare a prendere la scia su Giorgiani. Alla prima variante esce forte, è fortissimo, e adesso si mette all'inseguimento del suo compagno di squadra, ma acerrimo rivale, perché attualmente occupa la posizione che vuole andare a prendere. Scattano adesso sul rettilineo del Mugello, sul salitone che porta la staccata della San Donato, non è ancora a portata di tiro. Dennis dal piazza deve aspettare il giro successivo, ci prova all'interno su Giorgiani, non basta per andare a prendersi la leadership della corsa, ma di sicuro ha messo paura, perché quando uno ti arriva così vicino lo senti. Nel frattempo Menduni stacca molto più avanti rispetto a Emiliano Felice, guadagna una posizione. Bello questo sorpasso di Menduni. Nel frattempo Sassaro sta mettendo paura ad Alpiaz, perché ha capito che lì davanti c'è trippa per gatti e prova a mettere la sua Yamaha R6 davanti a tutti. Mentre intanto Del Canuto ha approfittato di un'incertezza in uscita di Sassaro. Mamma! Gli ha chiuso la porta in faccia senza ritegno. Non ha chiesto permesso Del Canuto e Sassaro gli ha detto no, col cavolo, te non passi e resti lì in quarta posizione. Discesona della Casanova Savelli, che immette verso le due arrabbiate questa salitona in cui dovresti avere molto grip essendo in salita, quindi puoi spalancare il gas, correggimi se sbaglio. Sì, dovresti spalancare il gas, però poi la velocità è alta, quindi non è così facile come sembra. Comunque per Dal Piazza sarà una gara difficilissima sul passo, perché lui è molto alto, quindi a confronto di Giorgiani, che è un fantino e sulle 600 sul rettilineo del Mugello è durissimo. Infatti, come vedi, prima durante tutto il rettilineo gli ha preso la scia, gli è venuto fuori e poi non faceva più strada, perché purtroppo sai l'effetto aerodinamico è quello, non è facile. Questi quattro moschettieri nel frattempo stanno volando a bordo dei loro cavalli motorizzati 600 e stanno allungando su Alessandro Dania, che comunque si trova in quinta posizione, e il ritiro di Savegnago e Belfiore è una manna dal cielo per Dyna, che può tirare un sospiro di sollievo e tenersi la quinta posizione, che vale un campionato. Esce ancora più forte di prima Dennis Dal Piazza dalla bucine e adesso può prendere davvero la scia del compagno di squadra. Gli lascia 30 centimetri di spazio all'interno, guardalo lì dove va ad affiancarsi, guardalo lì al vantaggio di traiettoria, quella staccata della San Donato. Vince chi stacca dopo Dal Piazza, stacca 10 metri dopo Giorgiani e va a portare a termine un sorpasso da Cineteca della Michelin Power GP 600. Straordinario come è riuscito a tenere in piedi la moto e arrivare al punto di corda col posteriore che andava prima di qua, poi di là, poi di nuovo di là della serie. Io non ce la faccio a fare la curva, è lui che l'ha detto taci moto, che la curva te la faccio fare io, e il comando della gara se l'è ripresa lui, il pilota che la aveva fatto sognare nel National Trophy qualche anno fa, portandosi a casa la vittoria della categoria 600 stock. E adesso possiamo dire Dal Piazza è tornato, perché di nuovo lui lì il primo della lista di questa classifica di gara. Ma sta facendo un bel lavoro, però vedi che fa un po' di fatica a volte, perché secondo me è troppo sporco nella guida. Se si pulisse un sacco, secondo me avrebbe anche addirittura un 3-4 decimi da giocarsi per tentare una fuga, se solo pulisse un po' la guida, che al Mugello paga tantissimo. Che magari non sia a posto di assetto, questa potrebbe essere una delle chiavi di lettura di questa gara. Fatto sta che comunque quando arriva a tirare i freni lui, tutti gli altri tremano, perché sia alla scarperia Palagio, che è una curva in cui di anteriorate ne ho viste tanto, sia alla San Donato, che è una curva in cui devi pregare il tuo dio protettore dei freni, e stacca più avanti degli altri, stacca più avanti. E tra l'altro guarda qui quanto ha allungato, ha già preso diversi metri su Giorgiani, quindi almeno in questo terzo giro di gara, nella fase mista, ne ha qualcosa in più.
Sta volando, Edo. Guarda come sta allungando. No, no, è da paura. Soprattutto prendere il comando e avere anche la capacità di allungare sugli avversari. Soprattutto al Mugello, in cui non è. È una presa dove è difficilissimo scappare. E lui lo deve fare a maggior ragione, perché se rimane nel gruppetto è sempre il più svantaggiato nella scia. Diciamo che deve portarsi fuori della portata di tiro della scia sul lungo rettilineo del Mugello, che soprattutto con i 600 si fa sentire tanto. Ed eccolo lì, come dicevo, Giorgiani che si affianca all'esterno, si mette subito davanti dal piazza, va a cercare la traiettoria sfavorevole, poi lo sorprende all'interno con un'altra staccata da manuale e ancora una volta porta a termine un sorpasso favoloso, favoloso, favoloso. È l'unica cosa che deve e può fare quella, e soprattutto deve sperare in un errore dietro, comunque prendere un margine. Oh, Giorgiani va a filarsi all'interno della prima variante, prende la traiettoria ideale. No, che peccato. No, non ci posso credere, non ci posso credere. Nello sporco dal piazza ha voluto resistere all'esterno di Giorgiani, ha spalancato il gas e la moto questa volta non ha resistito. Purtroppo l'appoggio secco è un po' ostica, la traiettoria è una sola purtroppo capita di cadere in questa maniera così, soprattutto se lo fai alla Luco. Il leader indiscusso di questa gara, Denis Dal Piaz, fuori al quarto giro di gara. Dopo averci fatto sognare per i primi tre giri, dopo averci regalato una bagarre esagerata, rivediamola adesso. Figa, sarà sullo sporco. Era proprio in un punto brutto in cui aprire il gas, purtroppo. No, più che altro che lì poi non, dalle telecamere, o se non hai mai girato al Mugello non te ne rendi conto. Però tu nel tuo inconscio cerchi di girare molto la moto, perché la curva chiude tantissimo e lui lì ha aperto. Però essendo all'esterno ha dovuto forzare più la moto per farla girare, e l'imbarcata è stata quella. Purtroppo sì, purtroppo. Peccato, perché esce di scena un protagonista di questa gara. Soprattutto ti qualifichi in seconda piazza, prendi il comando delle danze e sei anche svantaggiato nel momento, perché sei il più alto e in scia fai fatica e purtroppo finisce così. Però dai, l'importante è andare forte, dai. Più che altro abbiamo perso il nostro cameraman, perché era l'unico Tripino in 4 ad avere la GoPro installata sulla moto. Esatto. Adesso non abbiamo immagine on board dei primi tre, dovremo affidarci alla bravura dei nostri cameraman, che saranno sicuramente in grado di regalarci tutte le emozioni che questa gara ancora da riservarci in questi sei giri che mancano alla fine. Qui dietro si sta creando un gruppetto molto 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 interessante, con lì davanti a tutti Salvatore che la fa da padrone in settima posizione, Pedrini ottavo, nono Menduni, decimo Felici, con cui siamo on board, e alle sue spalle Alessandro Peri, mentre purtroppo leggermente attardato Cesare Gori, che non riesce a tenere il passo con il gruppo che lo precede. Purtroppo sta pagando qualcosa in questa prima fase di gara. Non so se sia qualche problema tecnico, semplicemente non abbia trovato la quadra giusta o l'assetto giusto, però non sta girando sui suoi tempi. Sì, esatto, anche perché Gori nelle gare passate lo abbiamo visto sempre più nel gruppo e nella mischia, e invece oggi qualche difficoltà in più ce l'ha. Sì, anche perché se andiamo comunque a vedere, i suoi tempi sono abbastanza in linea rispetto a quelli della qualifica. Però non si è migliorato rispetto agli altri, mentre quasi tutti sono riusciti a migliorarsi. E lui purtroppo non è riuscito a scendere coi tempi. Intanto i primi tre, come dicevo, sono ancora lì che si danno scintille. Bagarra, staccare in tre affiancati alla San Donato, con Sassaro che si porta al comando della gara. Che rischio. Non so tu, ma io li ho visti attaccati. Intanto Pedrini attaccato da Menduni, che prova il sorpasso all'esterno della San Donato. Menduni sembrerebbe essere riuscito a sopravanzare Pedrini, c'è riuscito. Infatti Pedrini adesso ha perso una posizione su Menduni, che sarà bravo a prendere la scia o avrà un motore che spinge. Fatto sta che sul rettilineo ne ha veramente tanto di più degli altri. Ma Giovanni Menduni, l'ho sempre visto affiancarsi agli altri. A quello che abbiamo visto, sì. Diciamo che ho l'impressione che la moto di Pedrini abbia qualche cavallo in meno degli altri, se vogliamo dirla tutta, perché non lo so, forse un'impressione, lo vedremo magari nel corso dei prossimi giri nell'allungo sul rettilineo, però l'ho visto faticare un po' Pedrini. La cavalleria al Mugello la vedi subito. Conta tanto. Conta ovunque il motore, sempre, però. Ma qui di più. Però, no, non di più, però qua si vede di più. Sì, beh, a Misano, oddio,
tutta start and stop, la cavalleria conta, ma se il rettilineo è corto fa in tempo ad andare a prendere. Chi se ne frega, ma quanto ci metti da fare da punto A a punto B se il motore accelera e l'altro no? Meno. Ah, ecco, e allora il tempo sul giro cala. Diciamo che solo che qua lo vedi di più, è più evidente la cosa, perché hai un lungo rettilineo sul quale puoi vedere la velocità. Ma poi non è tanto la velocità massima, è in quanto ci arrivi alla velocità massima. È lì che conta. Sì, nel frattempo Gori sta percorrendo questo tratto da pelo da arrabbiata 1 e arrabbiata 2. Tu che hai corso al Mugello, dimmi, qual è il punto più... che ti fa più paura? Il punto che mi fa più paura? Al Mugello, sì. La frenata della Savelli. Della Savelli? Della Casanova, scusa. Sì, della Casanova, cioè non della San Donato. La frenata della Casanova, l'uscita delle Biondetti. Davvero? Sì. L'uscita della Biondetti, come mai? Che è questa qua che state vedendo, l'uscita della Biondetti. Esatto. Questa qui. Perché farla forte, forte. E tra l'altro, tipo, è il settore dove vado più forte, perché io, ad esempio, su 35 piloti, ho sempre il sesto, settimo intertempo. E metti dietro magari gente come Giugovaz, gente come Cruciani, che sono piloti fortissimi, capito? Che io rispetto e cerco sempre di guardarli per imparare. Però la sensazione che ho non è delle migliori. La faccio magari forte, però non è delle migliori. Salvatore l'ha fatta molto forte, ma purtroppo Menduni l'ha preso e si è portato a distanza di tiro, mentre il sole si abbassa sull'orizzonte del circuito del Mugello. Del Canuto guadagna la seconda posizione su Giorgianni. Sul rettilineo in scia arriva lungo del Canuto. Lungo, 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 mi smentisce nel giro di pochi secondi e perdo quindi tutto quello che avevo pensato su quel sorpasso tentato da lui. Felici va a allungare su Pedrini, il quale cerca di sforzare la staccata all'interno della San Donato. Si riprende la posizione Pedrini. Se forse paga qualcosa in rettilineo, in frenata ha veramente un asso nella manica che gli è valso la possibilità di tenersi la posizione. Salvatore, intanto che davo per spacciato con un Menduni scatenato alle sue spalle, si è tenuto stretto la posizione ed è attualmente sesto. Mentre Daina, l'abbiamo intravisto adesso poco fa in questa immagine inquadrato lì nello sfondo, nel background, si trova quinto e sta studiando Airoldi. Sta amministrando il suo campionato. Bravo. Non va a cercare un rischio inutile su Airoldi che gli costerebbe un titolo, quando chiudendo quinto Daina sarebbe matematicamente più vincitore. Più che poi con l'uscita di scena di Dal Piazza è comunque uno che davanti non ti toglie punti, nel senso è uscito di scena uno e tu automaticamente sali di una posizione, sei già quinto, non c'è nessuno con cui far bagarne davanti né dietro, quindi stai lì tranquillo e vinci il tuo campionato. La bagarre si è divisa in due gruppi, Sassaro, Giorgiani e Del Canuto che si giocano la vittoria, e Salvatore intanto Pedrini all'arrabbiata 1. Tra l'arrabbiata 1 e l'arrabbiata 2 va a passare Menduni, esce fortissimo dall'arrabbiata 2, stacca ancora più forte alla scarperia e guadagna due posizioni in una curva. Impressionante il lavoro che ha fatto Pedrini, ha messo il turbo in queste due curve e ha fatto un capolavoro di sorpasso dietro l'altro, davvero uscito forte. Ed è bella vedere questa bagarre, che era proprio il secondo gruppetto di cui vi parlavo, ovvero quello che vede coinvolti Salvatore, Menduni, Pedrini, Felici e Peri, mentre Gori purtroppo è un po' più attardato alle loro spalle. E Pedrini sta allungando. Salvatore, ci sono alcuni punti del tracciato in cui paga qualcosa, tipo qua con Menduni che lo vediamo lì davanti, inquadrato da Felici che va a provare l'attacco all'interno su Salvatore. Salvatore guarda come fuori col busto. Sì, comunque sai quanto è esatto. Oh, ancora una volta questi tre a darsi battaglia alla San Donato, con Giorgianni che stacca fortissimo e ne passa due in una sola curva. Impressionante la frenata di Giorgianni. Avrà imparato da Dal Piazza come si frena lì, probabilmente. Mi sa che l'ho avuto davanti un paio di giri. E intanto non ci capisco più niente. Non capisco se sia la moto di Pedrini che perde qualcosa sul dritto o se sia semplicemente la scia che mi fa svalvolare. Guarda, prima che mi interrompessi, prima stavo appunto dicendo questo, quanto sono snervanti per i piloti magari. Oh, dove è passato Pedrini? Impressionante, al cambio di direzione dalla Luca Poggiosecco ha sverniciato Salvatore. Così, dicevi? Ti stavo dicendo quanto possono essere snervanti le gare per quelli che sono i conduttori di un gruppetto al Mugello. Purtroppo tu magari fai la gara, comandi, ti senti più forte e magari ne hai di più, però purtroppo arrivi in fondo al rettilineo che ti hanno passato tutti, perché la scia è così. Il gioco di scia è una cosa veramente dura contro la quale bisogna lottare. Il Mugello quindi è anche una pista in cui conta
essere bravi a livello strategico. Perché assolutamente sì. Se magari vai a fare un passaggio al penultimo giro, quello ti costa la vittoria. No, più che altro dalla bucine di solito bisogna uscire secondi, sempre. Ah, lungo di Felici che ha provato su Menduri. Sì, uscire secondi alla bucine, che paradossale. Ma guarda, dici, che io mi ricordo in SP, io ho fatto l'ultima gara. Ho condotto il gruppetto, il primo era scappato, l'anno in cui mi giocavo matematicamente il campionato fino all'ultima gara, non avevo sicuramente, ero lontano 24 punti, quindi non l'avrei mai vinto, però comunque ero matematicamente in lotta, ho condotto tutto il gruppetto per lottare alla seconda posizione, sono uscito primo dalla bucine, ho chiuso quarto. Ah, pazzesco. Sì. Tutta la gara davanti, tutta la gara sei sempre più veloce fra le curve, poi esci e non c'è niente da fare. Edo, guarda da questi slow motion, cioè i piloti, e non da questi, quelli che avete visto fino a qualche secondo fa, su quanti centimetri di gomma appoggino in piega alla Casanova. Forse l'abbiamo detto anche nella 1000, che i tecnici della Honda MotoGP, della HRC, hanno fatto una ricerca e pare che la parte di gomma, la superficie di gomma che tocca per terra, di gomma anteriore e gomma posteriore sommate, vanno ad equivalere a quella che è la superficie di una carta di credito. Quindi tu sei alla Casanova che preghi in Dio di restare in piedi. No, tu sei Biondetti 2 quando pieghi la moto di quarta piena col 600, il gas pieno, che devi sperare di finire, che quella carta di credito tenga o che tu finisca in tribuna. Esatto, altrimenti se finisci in tribuna la carta di credito devi tirarla fuori davvero per pagare i danni alla moto. Esatto, vedi la storia della carta di credito. Ecco. È sempre quella alla fine, gira rigira, che sia tecnico o prettamente economico. C'è sempre la carta di credito. Mentre Cesare Gori purtroppo ha visto sparire davanti a sé il gruppetto dei piloti che lo precedeva e sta facendo una gara totalmente solitaria. Peccato per Gori, perché cavolo, scuderia fiorentina, la moto viola, siamo al Mugello e invece non è il suo weekend. Gori, l'anno prossimo io ti voglio sul podio qua, non importa se metti il gommino, non poi importa. Sono toscano anch'io, quindi il giglio va portato in alto e quindi l'anno prossimo bisogna fare qualcosa per il Mugello. Tu sei di Poggi Bonsi, tra l'altro. Sì. E dagli qualche... c'ha il Kawasaki come te, portalo con te qualche giornata e spiegagli qualche segreto. Andata. Basta, Cesare, devi farti il corso di guida con Edo. Edo, ti ho venduto un altro corso di guida, poi mi dai la royalty, Oh, no, non fate sentire questa gara a Pedersoli. Mentre qua... Che salutiamo, tra l'altro. Il nostro caro Luca Pedersoli, fondatore della Riding School, di cui tu sei istruttore, tra l'altro. Quindi la scuola numero uno in Italia. È una delle clausole del contratto, lo sai. Quale? Di non fare corsi esterni. Giusto. No, vabbè, ma sarà una scampagnata tra amici, assolutamente, nulla di più. Mentre Felici qui sta ormai studiando da diversi giri i Menduri per andare a cercare lo spiraglio, il pertugio in cui poter dire ci ho provato e magari ci sono anche riuscito. Comunque vedrai che del Canuto da dietro in questo gruppetto qualcosa di buono lo tira fuori, vedrai. Peccato non avere la telecamera on board su una di queste tre moto, perché noi purtroppo abbiamo soltanto 5 cameraman che riprendono la pista e non sappiamo cosa succeda nelle altre curve. Di sicuro succederanno robe turche, interessante, sì. Mammali turchi, l'attacco intanto di Menduni su Salvatore, ci ha provato dove ci aveva provato il giro precedente, di prepotenza questa volta riesce all'interno a guadagnare la posizione su Salvatore, e i sorpassi alla bucine sono sempre un po' un'incognita, perché poi non sai come ti ritrovi alla fine del rettilineo. E ancora questi tre insieme in lotta per la vittoria di questa gara, con Sassaro davanti, del Canuto che stacca forte su Giorgianni con la moto di traverso stile Moto2, si prende la seconda posizione. Come dicevi te, forse del Canuto potrebbe essere quello che va a vincere questa gara davanti a tutti. Alla fine è stato in sordina tutta la gara e poi alla fine tiri fuori l'asso negli ultimi due giri. Due immagini d'onore anche per Marco Lavatelli, questo pilota che ha disputato questo trofeo sin dalla prima gara, purtroppo sfortunato alla prima gara di Vallelunga, e è migliorato costantemente nel corso di questo campionato e sta migliorando di gara in gara per andare a cercare di lottare per posizioni di rilievo della classifica. Mentre ancora Menduni in lotta con Salvatore, continuano a scornarsi questi due, e devo dire che il sorpasso di Menduni è stato buono alla bucine, perché comunque si è trovato primo alla staccata della San Donato, mentre Giorgianni continua a non capirci più niente, non sta... forse si starà facendo i conti, forse starà dicendo ok, aspetta, ma se io sono terzo e poi adesso lo passo e poi lo ripasso dopo, come finisco? Boh, chi lo sa. È più veloce il ragionamento, Albi. Sì, non c'è quel tempo lì. È proprio il ragionamento è molto più veloce.
Però devi anche contare quanti giri mancano alla fine. Beh, oddio, li vedi sul tabellone una volta che passi. No, no, perché non tutte le volte guardi il tabellone. Ah, ogni tanto ti dimentichi. Ovvio. Beh, diciamo che se sei in bagarre devi anche vedere dove vai le moto di fianco a te. Intanto felice. Chiaro. Poi quando magari i meccanici chiedono: ma hai visto la tabella? Sì, sì, cioè, oh, certo. Sì, sì. Quale tabella? Ovvio, guarda che succede più e più volte. Guarda, per fare un test non devi mai tirar fuori la tabella, puoi chiedere al No, ma io i test non me la mettono mai, io la uso solo nelle ufficiali. No, no, in gara fai una prova, non gli metti fuori la tabella, poi a fine gara chiedi: Edo, l'hai vista la tabella? Sì, 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 così capisci. No, beh, vabbè, la guardi in gara, meno male, ogni tanto. Però capita delle volte in qualifica in cui magari, o qualche giro che non la guardi, ci sta, sei preso, sei magari Menduni. In scia qualcuno. Menduni, dove è andato a mettere le ruote, a fare il pelo all'erba, lì. Al margine del cordolo, all'uscita della Biondetti, proprio quel punto dove a te ti si stringe. Non è che io vado a piano lì, però, però fa paura, ragazzi. Cioè, oh, non so, so come spiegarvi, però è. Fatelo e non c'è bisogno di spiegarvelo, provateci. E no, perché dovreste farlo alla mia velocità, è giusto. A quella velocità, è lì che fa paura. Eccola qui la carta di credito di cui parlavamo in precedenza. La potete vedere, prendete il righellino, misurate e capirete che la gomma che appoggia qui è proprio quella equivalente a una carta di credito. Bello questo slow motion alla discesona della Casanova. Bella la piega di Gori. Sì. Piega tanto rispetto agli altri. No, beh, dai. Rispetto a quelli che abbiamo visto adesso piegava di più. Non lo so, non ho notato questa cosa. Forse l'occhio più attento tuo. Però non mi sembrava. Forse magari tengono più alta la moto e Gori, stando un pochino più seduto, centrale sulla moto, deve piegare di più la moto. In effetti potrebbe essere vero. Questo potrebbe essere vero, mentre adesso abbiamo visto la percorrenza della curva successiva, la scarperia Palagio, e rivediamo la partenza di Pedri. Bellissima all'esterno, ne ha passati un paio. Ha avuto un buono spunto, ne ha passati un paio. Poi lì all'interno, vedi che perde qualcosina l'accelerazione. Sì, vedi? Che non sia un fulmine, questo è assodato. Perché voglio dire, Menduni è partito un po' più piano di lui, però poi nell'allungo ha guadagnato. Cioè, non parlo solo di Menduni, parlo proprio di Pedrini, che sembrerebbe, guarda lui. Bella, guarda la partenza di Felici. Pazzesca, sì, stavo per dirlo io. Ha fatto un exploit incredibile Emiliano Felici. Forse anche così che ha guadagnato tutte quelle posizioni che gli hanno poi consentito di lottare per posizioni molto importanti di questa classifica nel corso della gara. Mentre entriamo adesso all'ultimo giro di gara, con Sassaro davanti a tutti, Del Canuto in seconda posizione e Giorgiani terzo, che ha perso qualcosina. Quanto è il limite Del Canuto in staccata alla prima variante? È abbastanza, soprattutto perché adesso poi è l'ultimo giro, quindi se vuole vincere la gara deve provare tutto per tutto. Giorgiani pare che non ne abbia più, perché ha perso pezzettino. C'è da dire che Sassaro ha allungato qualcosina su Del Canuto e potrebbe essere forse la chiave con cui andrà a ipotecare e a chiudere nel cassetto quest'altra vittoria di questo campionato Michelin Power GP 600, mentre Alessandro Daina sta iniziando a sognare dentro il suo casco, sta iniziando a sognare la possibilità di andare ad essere il vincitore della Michelin Power GP 600 2016. Deve solo arrivare al traguardo. Sassaro tutto quello che poteva fare lo sta facendo e l'ha fatto. Bisognerà vedere se Del Canuto non avrà intenzionalmente concluso il nono giro in seconda posizione per andare a passare poi Sassaro in scia adesso all'ultimo giro. Felici ancora in lotta con Salvatore lì davanti per l'ottava posizione. Lo stile di Salvatore mi piace molto, molto molto fuori col busto da questa Kawasaki. Si guarda dietro Sassaro per vedere a quanto distante si trova Del Canuto, e lì e lì a portata di tiro. Sassaro inizia a tremare, inizia a vacillare la possibilità che Sassaro possa vincere questa gara. Quando mancano tre curve alla fine si entra adesso alla Biondetti, piegatissimi, gas a martello, spalancano il gas qui in uscita della Biondetti. È uscito fortissimo Del Canuto, peccato non avere il cameraman la curva a Mucine per vedere cosa stia succedendo. Aspettiamo che passino sul traguardo per vedere chi dei due è davanti all'altro. È uscito veramente fortissimo dalle Biondetti Del Canuto, è uscito talmente forte che forse l'ha già passato alla Mucine. Arrivano adesso sotto la bandiera a scacchi ed è Del Canuto il vincitore. Del Canuto si aggiudica la gara della Michelin Power GP 600 con una strategia impeccabile. Impeccabile, ha fatto quello che dicevamo: chiudere secondo il penultimo giro per poi vincere a lui. No, secondo me non è. Non avevamo il cameraman, però secondo me lo ha passato alla Bucine. Dici? E l'ha fatta più forte e basta, è arrivato davanti. Non è per forza una regola matematica che chi esce secondo debba per forza vincere la gara, quindi
Puoi anche uscire primo e vincere, però non è facile. C'è da dire che è stato molto concreto Del Canuto. Invece Sassaro, poi, quando ha visto che Del Canuto era lì nell'ultimo giro, si è girato due o tre volte, e quella non è la convinzione che serve per poi magari vincere la gara. Intanto, mentre Goris si è fatto tutto il rettilineo senza braccia e senza mani, appoggiato sul sellino della moto, Alessandro Daina è il vincitore della Michelin Power GP 600 2016. Una stagione straordinaria per questo pilota, che sin dalla prima gara ha dimostrato di essere lui il numero uno. Quando poi è arrivato Sassaro, si è dovuto rimboccare le maniche e recuperare dal gap che aveva su di lui. Purtroppo lo scivolone di Misano ha messo tutto in dubbio, ha messo in crisi la possibilità che Daina potesse vincere il campionato. Ma oggi, con questo quinto posto, davvero è stato bravissimo a concludere il campionato, amministrare l'ultima gara sì, ma comunque confermarsi in una situazione molto difficile, in cui le carte non erano dalla tua parte, in cui il pronostico non ti era favorevole, perché partivi settimo, quindi fuori dalla possibilità di vincere il trofeo, e Daina è stato bravo a farcela. No, chiaro, poi anche in qualifica, come abbiamo detto, partiva indietro e davanti non si prospettavano degli scenari più favorevoli a quella che è devo gestire la gara, perché c'era davanti una mischia tutta di alto livello e sullo stesso livello, quindi dai, è riuscito a portare a casa il titolo, è stato comunque alla fine il più vittorioso e il più concreto durante l'anno, nonostante quello scivolone di Misano in tutti i sensi, però... è comunque un titolo, portare a casa un titolo è sempre difficile. Andando a riepilogare la classifica assoluta della Michelin Power GP 600, classifica finale di campionato: Alessandro Daina vincitore, davanti a Sassaro, davanti a Del Canuto, Pedrini e Savegnago, che chiude in quinta posizione. A seguire poi Pietrarelli, Giorgianni, Airoldi, Dal Piaz, che chiude nono, e Alessandro Peri, che chiude decimo. Mentre nel frattempo scorrono le immagini del podio, andiamo a vedere anche le premiazioni della classifica finale di campionato. Abbiamo appena visto quella ufficiale, vediamo adesso la classifica over 30 con la vittoria di Stefano Pedrini, che si porta a casa il titolo over 30 davanti ad Alex Sassaro e a Fabrizio Airoldi. Mentre invece la classifica under 23 vede vincitore Emanuele Pietrarelli, nonostante non abbia partecipato all'ultima gara, secondo Vincenzo Giorgianni e terzo Nicola Del Vecchio. La classifica 600 rookies vede anch'essa vincitore Emanuele Pietrarelli, vincitore di 5 gare su 6, davanti ad Emiliano Felici, a Marco Lavatelli, Cesare Gori e Mattia Calzavara. Queste quindi sono le classifiche finali di campionato della Michelin Power GP 600, di cui vediamo adesso la premiazione proprio qui sul podio del circuito del Mugello. È stata una stagione bellissima per noi di Race Booking, che abbiamo avuto la possibilità di portare il nostro prodotto, i nostri servizi nella Coppa Italia, grazie al trofeo Michelin che ha creduto in noi e grazie agli organizzatori MotoX Racing ed MG Eventi, che hanno deciso di supportare il nostro prodotto. Qui da Alberto Fontana, Edoardo Mazzuoli, è tutto, e ci rivediamo al 2017 con i commenti delle gare della Coppa Italia. Ciao, ciao a tutti!